Una terra da abitare e custodire, questo è il titolo che è stato individuato e che già ci fa un po' immaginare quale sarà il tema appunto di questa sessione di formazione del SAE, del Segretariato Attività Ecumeniche, 60esima sessione di formazione che si terrà dal 28 luglio a sabato 3 agosto. Noi ne parliamo insieme alla presidente del SAE, Erika Sfredda, che conosciamo bene e a cui diamo il nostro benvenuto, anzi bentornato sulle frequenze di RBE. Ciao Erika, buongiorno. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti e tutte coloro che ci ascoltano. Grazie della tua disponibilità. Allora, so che siete ormai in dirittura d'arrivo, diciamo, con la raccolta delle adesioni. Lo diciamo subito, visto che ne parlavamo prima fuori onda, ci sono solo più pochi posti disponibili. Questo vuol dire che da un lato ha riscosso successo e dall'altra parte che chi vuole iscriversi deve fare in fretta, giusto? Assolutamente sì, perché Camaldoli è un posto meraviglioso, bellissimo, adattissimo anche come contesto al tema della sessione, ma non ha una disponibilità infinita di posti e quindi raccomando a tutti coloro che volessero venire di iscriversi in fretta in modo da trovare modo di vivere con noi questa esperienza che consiglio a tutti e tutte. Ecco, e qua già mi introduci proprio una delle domande che volevo farti. Allora, sessione di formazione ecumenica, quindi già questo ci dà un'idea dell'ampiezza, no? del contesto che si andrà a vivere. L'appuntamento appunto previsto dal 28 luglio a sabato 3 agosto, quindi anche in questo caso immaginiamo, ecco, una convivialità proprio, una comunione di vita per queste giornate delle persone che parteciperanno in questo incontro al monastero di Camaldoli sul tema della terra da abitare e custodire. Chi può partecipare? Chi è invitato a partecipare a questo incontro del SAE? Allora, sono invitati tutti e tutti coloro che abitano nel nostro pianeta, sulla Terra, nel senso che il tema è un tema che ci coinvolge direttissimamente tutti e tutte, con sensibilità diverse, ognuno di noi ha la sua. Abbiamo anche notato che c'è una differenza di sensibilità generazionale, cioè i giovani, diciamo, da 40 anni in giù sono molto più sensibili a questo tema rispetto a quelli che hanno 45, 50, 60, 80 anni, ma tutti sono invitati perché il tema è centralissimo. La domanda di fondo è: noi che ci definiamo credenti, e quando parlo di credenti parlo delle tre grandi religioni monoteiste che tutte si ispirano alla Genesi e quindi all'idea che è un Signore, il nostro Signore, che ha creato il nostro habitat, il nostro luogo dove noi viviamo, ha creato noi stessi all'interno, fra l'altro, quindi anche noi siamo parte della creazione come gli altri esseri viventi. E quindi noi grandi religioni monoteiste possiamo porci la domanda: ma abbiamo una responsabilità in più? La domanda poi la poniamo uguale anche ad altre grandi religioni. Avremo anche degli ospiti, appunto, per esempio avremo un buddista, un induista, cioè persone che hanno una sensibilità religiosa. A tutti loro e a tutti noi chiediamo: che cosa dobbiamo fare per salvaguardare il mondo che ci è stato donato? Quindi un tema che sarà trattato, verrà toccato anche appunto tenendo conto dei vari percorsi, dei vari cammini che sono stati avviati nelle varie religioni, nelle varie comunità. Sappiamo che il tema appunto della salvaguardia dell'ambiente è un tema che viene condiviso anche in altri momenti dell'anno. Ci sono proprio delle attenzioni particolari, dei lavori che vengono fatti insieme a livello ecumenico, a livello interreligioso sul tema del creato. In questo caso, diciamo, il quid in più che c'è in questa sessione di formazione è proprio questo, non solo tema che viene affrontato, ma anche la possibilità poi di avere dei momenti comunitari che permettono anche di conoscere meglio, no? le varie fedi, le varie confessioni presenti. Assolutamente sì. La struttura della sessione è quella di sviluppare un tema ogni anno diverso. Quest'anno appunto è la salvaguardia del creato, dando la parola a rappresentanti di varie confessioni cristiane, ma anche ebrei, perché il SAE nasce a origine dal dialogo con l'ebraismo, e poi appunto anche ad altre fedi. Quindi personaggi delle varie confessioni, dei vari credi, si reciprocamente daranno a tutti quanti una formazione. Ma quando parlo di formazione, non di studio, intendo dire che vorremmo tutti e
tutte crescere insieme, cioè vorremmo vivere un'esperienza che non solo ci aiuta intellettualmente, ma anche ci dà la possibilità di vivere un'esperienza forte insieme. Quindi ci saranno momenti naturalmente appunto di formazione in senso stretto, di studio, ci saranno momenti laboratoriali in cui confrontarsi, e poi la preghiera, il canto comune, alcuni momenti di culto confessionale, altri invece ecumenico, aperto, più aperto, e poi naturalmente il conoscersi, il parlare, mangeremo insieme, dormiremo in posti attigui, quindi avremo l'occasione anche di verificare, come dire, nella nostra emotività, nella nostra struttura personale, individuale, come possa essere bello il dialogo con altri e con altre. Certo, mi fa anche piacere vedere, e di solito lo sottolineiamo sempre quando un evento è finanziato dall'8 per mille della Chiesa Valdese Metodista, che in questo caso l'evento è finanziato sì dalla Chiesa Valdese Metodista con l'8 per mille, ma anche con l'8 per mille della Chiesa Cattolica, quindi anche questo insomma è un modo ecumenico, no? Per portare avanti delle iniziative, sì, comuni. Sì, noi siamo stati molto felici, abbiamo ricevuto per molti anni l'8 per mille dalla CEI, poi c'era mancato e adesso è ritornato, e noi siamo stati molto felici, oltre che dal punto di vista economico evidentemente, ma anche perché questo sottolinea una condivisione di obiettivo che ci fa molto piacere. Quindi allora sul sito sainotizie.it trovate il pieghevole con appunto le attività laboratoriali di cui già ci accennava Erika, i dettagli per i prezzi, i dettagli per quanto riguarda gli arrivi, le partenze e via dicendo, gli ospiti che saranno presenti, i temi che saranno toccati. Se siete interessati, ribadiamo questo fatto che appunto ci sono solo più pochi posti disponibili, quindi approfittatene, consultate il sito sainotizie.it ed eventualmente, se volete, potete prenotare la vostra presenza. Ripetiamo, dal 28 di luglio a sabato 3 agosto, Monastero di Camaldoli, questa sessione estiva di formazione ecumenica con il SAI. C'è qualcosa che vuoi ancora aggiungere, Erika? Sì, volevo aggiungere una cosa, che per i giovani e le giovani che siano sotto i 30 anni e non ancora con un lavoro stabile, preciso, sono previste delle borse di studio. Ne abbiamo un certo numero, quindi contiamo molto anche sulla presenza di giovani ancora non autonomi economicamente, ma desiderosi di approfondire con noi questo tema. E in questo caso possono scrivere direttamente, insomma, al SAE? Sì, assolutamente, possono chiedere direttamente alla nostra segretaria, possono scrivere agli indirizzi che ci sono nel sito, certo, ma spesso hanno anche dei contatti diretti e quindi possono informarsi come preferiscono. Tutti i numeri e tutte le informazioni sono comunque sul nostro sito. sainotizie.it, quindi io rimando tutti e tutte alla visione appunto del dettaglio del programma. Intanto ringrazio Erika Sfredda, presidente SAE, che è stata con noi. Vi auguro una buona ultimazione, ecco, di queste prenotazioni, e poi insomma un buon lavoro in vista dell'appuntamento di fine luglio inizio agosto. Grazie ancora, buon lavoro a te e a tutto il SAE. Ciao Erika. Grazie mille a voi, grazie.